Ciao bambini, finalmente stanno arrivando le vacanze e allora voglio leggervi 6 magiche regole per chi si perde. Ma prima di iniziare il nostro viaggio occorrono 2 cose: magiche orecchie per ascoltare con attenzione e le ali della fantasia per volare e divertirci insieme. Bene, adesso che abbiamo tutto, possiamo prendere la mia magica valigia. Chissà che libro si nasconde qui dentro. Lola non si perde. Lola adora le vacanze con i genitori. A volte le trascorrono vicino, altre volte lontano, ma sono sempre allegre. Prima però c'è il viaggio. Ed è proprio qui che nascono i problemi, perché Lola spesso si perde. E Lola e il suo cocconiglio e i genitori vanno alla fermata dell'autobus che li porterà all'aeroporto. La strada è piena di gente e Lola corre tra i suoi genitori, ma cade il cocconiglio. All'improvviso Lola si volta e torna di corsa a riprendere il suo caro coniglietto. Oh, è bastato un attimo, Lola si è persa. E allora, cari amici, prima magica regola per chi si perde: non cerco, aspetto. Non cercherò i miei genitori, semplicemente mi fermo qui ad aspettare che mi trovino. Ecco, stanno arrivando! Ecco che arriva l'autobus. Lola sale di corsa, ma i suoi genitori? No. E allora, seconda magica regola per chi si perde: non sto mai in mezzo alla strada. È meglio non stare mai sulla strada. Le macchine potrebbero investirmi e spiaccicarmi come una torta o una frittella. Devo spostarmi dalla strada e aspettare i miei genitori sul marciapiede. Ecco, stanno arrivando. Terza magica regola per chi si perde: posso fidarmi delle persone in uniforme. In divisa o vestito in modo simile. Potrebbero essere qualcuno con una targhetta e una foto. Eccolo, eccolo! Buongiorno, mi scusi, mi sono persa. Mamma e papà non sono riusciti a salire sull'autobus. Non preoccuparti, ti aiuto io. I tuoi genitori saliranno sicuramente sul prossimo autobus e ci seguiranno. Li aspetteremo alla prossima fermata. Ed eccoli, finalmente, tutti insieme. Quarta magica regola per chi si perde: sconosciuti? Non ho nessuna fiducia. Io non la conosco e con lei non vado da nessuna parte. Rimango qui dove c'è tanta gente. Non accettare nulla da uno sconosciuto. Quante volte ce lo siamo sentito dire? Lola si mette a gridare e lo sconosciuto si allontana in fretta. Ed ecco il papà di Lola che corre verso di lei. E tutti pronti a volare! Quinta magica regola per chi si perde: tengo il contatto della mamma nella scarpa. E anche questa volta Lola non ha preso il taxi verso l'hotel. Si era fermata ad annusare i fiori. Lola si toglie la scarpa e la consegna al poliziotto. All'interno c'è un bigliettino con il numero di telefono e questa volta è la mamma a correre da lei. Sesta e ultima magica regola per chi si perde: rimango bene in vista e non mi nascondo. Lola riperde i suoi genitori, esce da dietro la poltrona e va al centro dell'atrio dell'hotel. Si mette in mezzo in modo da essere visibile e grida «Mamma!» Ma la mamma non sente. Non importa,
Lola sa che deve aspettare pazientemente. Alla fine la mamma la troverà sicuro. Cari amici, il nostro viaggio finisce qui. Vi consiglio di fare proprie queste magiche regole. E ricordate sempre che la magia delle parole rimane il regalo più bello a qualsiasi età. Ciao!